Se trovate questo video interessante, vi invito ad iscrivervi al canale ed a lasciare un like. A voi non costa nulla e mi spinge a produrre nuovo materiale sempre migliore. L'acquedotto che nasce dal Tempio delle Acque di Zaguan venne costruito sotto l'imperatore Adriano tra il 120 e il 131 d.C. Costituiva l'opera idrica con il maggior sviluppo dell'ingegneria romana. Danneggiato dai Vandali, venne ricostruito in epoca bizantina. Le acque, convogliate verso la città di Cartagine dalle sorgenti della regione di Zaguan, antica romana Ziqua, percorrono ben 132 km. La portata d'acqua stimata era di circa 30.000 metri cubi al giorno. Le nicchie laterali dell'emiciclo del tempio contenevano le 12 statue delle ninfe e quella centrale conteneva la statua della divinità protettrice del tempio stesso. Molte di queste statue sono state recuperate ed ora fanno mostra di sé nel Museo del Bardo a Tunisi.